una campagna di vaccinazione che interesserà i lavoratori delle aziende del Nuorese e dell'Ogliastra, in parallelo alla campagna vaccinale organizzata dal servizio sanitario, per non interferire in alcun modo con la priorità che questa riserva agli anziani e alle categorie fragili. A organizzarla sul territorio Confindustria Sardegna Centrale, dopo la sottoscrizione avvenuta lo scorso 6 aprile del protocollo nazionale con le linee guida per le somministrazioni dei vaccini nei luoghi di lavoro. Le vaccinazioni ai lavoratori, per le quali Confindustria sta ora conteggiando imprese e dipendenti interessati, potranno essere portate avanti in due modi: in autonomia da parte di ogni singola azienda, con l'ausilio del medico competente, oppure partecipando a piani vaccinali in forma aggregata, con il coordinamento delle associazioni di categoria e affidandosi a strutture sanitarie private, strutture che peraltro saranno selezionate tra quelle associate a Confindustria. Naturalmente il buon esito della campagna sarà legato alla disponibilità delle dosi di vaccino, con la speranza che le prossime settimane siano decisive per arrivare a forniture di dosi stabilizzate e sufficienti a coprire la richiesta. Quello di Confindustria è quindi uno sforzo in più per la vaccinazione che in alcun modo va a sovrapporsi o a rallentare la campagna nazionale, che viaggia in parallelo e che ha come priorità la garanzia di sicurezza di persone anziane e soggetti fragili. La campagna vaccinale dei lavoratori è un impegno che darà un'ulteriore accelerata al numero di vaccinati in Italia e che, non coprendo cittadini che rientrano tra le fasce prioritarie, verrà dunque portato avanti dall'associazione facendosi carico interamente dei costi di organizzazione del personale medico e infermieristico.